Ci siamo? Sì, eccoci. Qua non mi dà niente. Sì, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Non mi Aspetta. vedo. Io sì, io ti vedo. Sì, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Io sì, io ti vedo. Sì. Comincio a vedere chi c'è. Sì, ci siamo, Sergio, siamo in diretta. Nove persone. Se qualcuno può scrivere qualche commento così abbiamo un riscontro che ci siamo, che ci sentite. Antonio, c'è Antonio Fois che ci saluta. Ciao Antonio. Ciao. Claudio, io li vedo, ecco, Sì, anch'io. cominciano a esserci, perfetto. Ci sentite? Tutto bene? Monica, ciao Monica, perfetto. Oh. Marina Giovanna ti saluta, Anna Maria. Perfetto, perfetto, ok. E il meccanismo di BeLive è partito. Intanto Bene, bene. buonasera a tutti. Giusy, buonasera. Comunque vedo la chat qui anche sul computer, quindi non c'è neanche bisogno. Antonio, un grande abbraccio a te. Speriamo di vederci presto. E allora, piano piano arrivano, aspettiamo 2 minutini. Comunque siamo con Maria Grazia, buonasera. Elisabetta, buonasera a tutti. Intanto è la prima volta, Sergio, che mi trovo sulla pagina di Anturium a fare una diretta, per cui ho sempre fatto dirette in altre pagine e questa sera stiamo usando la pagina di Anturium Rosa. D'altronde, insomma, tu sei nostro gradito ospite da tempo, Sergio, con Anturium Rosa. Sì, qualche cosa Anturium, abbiamo fatto sì, insieme nel abbiamo fatto tempo, qualcosa quando insieme. ancora si poteva essere in presenza. Abbiamo fatto una bella conferenza sulla neuroquantica a Messina e poi un bellissimo seminario, molto molto interessante. Allora, io comincio un po' a presentarti, anche se presentare Sergio Audasso non è semplice, perché è un personaggio complesso, anche se insomma una persona semplice, carina, alla mano, però ha un curriculum davvero cospicuo, insomma, è multiforme, direi, cioè fa tante cose. È un ricercatore profondo dell'animo umano. Lui si diverte
dice di essere anche un inventore, insomma. E dopo tanti anni passati, quasi 20, nella ricerca e nello sviluppo delle potenzialità della figura umana e nelle discipline olistiche e omeopatiche, si rende conto a un certo punto che deve andare oltre, perché questo benessere che lui ricercava per gli altri, si comincia da se stessi, ma poi è un percorso che vuol dare agli altri, non era tanto dovuto al rimedio, ma all'uomo. Quindi volge la sua ricerca al dentro, alle profondità dell'essere umano. E quindi è questo che lo muove. Si forma nella pratica dello yoga con un maestro importante, Govinda, che era il secondo massaggiatore di Gandhi. Poi acquisisce delle competenze per insegnare dinamica mentale, potenziamento risorse interiore, potenziamento mentale. Si occupa di medicina, già nell'86 si occupa di medicina orientale, si forma alla medicina orientale, alla Ayurveda, alla medicina cinese, alla medicina taoista a indirizzo psicosomatico. Diplomi universitari in psicoterapia, terapie bioenergetiche, medicina biologica e orientale in Germania, studia in Germania Sergio e acquisisce delle competenze importanti. Si forma nella pratica omeopatica unicista d'approccio psicosomatico con i nomi più prestigiosi del panorama mondiale. Non vi dico i nomi, però Vitulkas, Erskou, insomma sono Gran Giorgio, sono nomi importanti all'interno della medicina omeopatica. È stato inserito nel panorama internazionale anche quale maestro di iridologia. Io vi dico tutte queste cose, a me non piace tanto raccontare, leggere un curriculum, non è questo, infatti mi fermo qua, ma vi dico che per dirvi la complessità, insomma la sfaccettatura di Sergio Audasso. Stasera, poi lui ha una cosa però importante, ha tre libri al suo attivo e un quarto in prossimità di uscita, insomma sì. Probabilmente a marzo. L'incantatore è uno, il codice della menzogna e dell'inganno. Cioè, ve li dico questi testi perché sono importanti, perché ci aiutano. Chi manipola i nostri pensieri, quindi... studiare quella scienza che studia il propagarsi dei virus mentali. Insomma, in questo momento è interessante questa cosa. Poi c'è il suo libro Neuroquantica Evolutiva, ed è quello che vi dicevo che ha presentato a Messina e sul quale tiene un seminario molto molto interessante. Parlare al cervello quantico e cambiare la propria vita, cioè come siamo condizionati da tante cose, dalle abitudini, o abbiamo addirittura creato delle abitudini per condizionarci, insomma è interessante. E poi c'è quest'altro, psicosofia karmica, comprendere lo scopo della propria vita per guidare il proprio destino. L'ultimo, quello che uscirà, l'ultimo soltanto in ordine di tempo, quello che deve uscire a marzo, parlerà di malattia e guarigione, opportunità o castigo, principi esoterici per la comprensione delle malattie, per comprenderle, capirle e risolverle. Perché comunque Sergio Audasso ha anche una preparazione molto molto interessante su Steiner e sull'esoterismo in generale, sui Vangeli apocrifi, insomma, oltretutto vi dico l'ultima cosa che forse lui non vorrebbe che io dicessi, ma la dico, che Sergio da bambino ha avuto un'esperienza di NDE, un'esperienza di premorte. Da questa esperienza di premorte naturalmente ne è uscito cambiato, con come chiunque ha un'esperienza così forte esce cambiato, insomma. Quindi
Ecco, questo è Sergio Audasso. Stasera però noi parliamo con Sergio di un percorso che lui sta iniziando, ha già intrapreso naturalmente, perché io conosco da tempo un bellissimo CD che Sergio ha creato insieme a Martina De Simone. Eccolo qua il CD di Sergio, e sono delle musiche con, è un percorso esperienziale neurosonico, ci sono le frequenze binaurali che quasi tutti conoscerete, e insieme alle campane di cristallo. Io questo CD da quando ce l'ho lo uso tantissimo, e a volte l'ho anche messo durante le meditazioni che propongo qui su Facebook, che abbiamo fatto anche nel periodo del lockdown. Sono delle frequenze straordinarie. E lui in seguito, io credo in seguito a questo, ma ora ci racconterà lui perché io mi zittisco, stasera ci racconterà questo suo percorso, questo nuovo percorso che si chiama di riarmonizzazione funzionale sonora. È un percorso che parte dal potere di guarigione dei suoni, e in particolar modo della nostra voce. Io credo una cosa, che qui stasera ci saranno tante persone con esperienze le più variegate, e anche esperienze che hanno cambiato sicuramente la vita in maniera netta, anche esperienze dolorose. Però io credo che tutte queste conoscenze, tutte queste modalità di contatto poi con il nostro sé profondo non fanno altro che metterci, che aiutarci a comprendere come possiamo metterci in contatto con il tutto, perché mettendoci in contatto con noi stessi, col nostro sé profondo, con la nostra coscienza, il sentire di coscienza, noi poi entriamo in contatto con il tutto, e nel tutto ritroviamo tutti. Quindi nulla è staccato dai percorsi che ci propongono le nostre esperienze, ma le esperienze che arrivano nella nostra vita, anche dolorose, ci permettono però di aprirci a una veramente a un infinito di modalità per conoscerci, per conoscere i nostri sensi più sottili, e per capire e comprendere come allinearci al nostro progetto animico. Mi zittisco e ti do la parola, Sergio, grazie. Grazie a te per questa presentazione, questa introduzione proficua. Normalmente quando mi chiedono che lavoro fai, io faccio, ma faccio il coltivatore di zucche, facendo così, perché in realtà stringendo, ormai appunto, avendo avuto tutta una serie di esperienze, mi occupo principalmente di fare il facilitatore di pensieri mentali positivi, cioè pensieri che possono essere d'aiuto per migliorare le relazioni, attivare risorse e concretizzare risultati. In particolar modo su tre aree ben precise, cioè gli affetti, il denaro e la salute. Cioè, questi sono gli aspetti di cui mi occupo principalmente. Grazie appunto a tutta una serie di esperienze, non solo accademiche, ma anche personali, che ho potuto vivere sulla mia pelle, è ovvio che necessariamente ho avuto questa fortuna di essere un po' sensibile a certe frequenze, e queste frequenze mi hanno dato la possibilità di creare dei modelli operativi. In uno di questi modelli operativi c'è questa tecnica audiologica che consente, appunto, neurosonica, che consente appunto di poter riuscire ad ottenere dei risultati semplicemente ascoltando dei suoni. Ma non lo dico io, nel senso che ormai è risaputo che tutto è basato sulla frequenza. Per entrare proprio nell'argomento della serata, noi siamo un insieme di oggetti e soggetti. Perché dico soggetti? Perché non siamo da soli. Noi pensiamo a noi come un'entità unica. In realtà no.
tutti si sono spaventati, o almeno gran parte si sono spaventati per quanto riguarda, e lo sappiamo, il 2020 è stato segnato dalla presenza di questo virus, una cosa piccolissima, invisibile. Ma esiste che cosa? Esistono miliardi di batteri sulla nostra pelle, dentro di noi, che vivono con noi, che vivono in simbiosi con noi, che fanno parte di noi. Quindi non siamo mai soli, in nessun modo siamo mai soli, in nessun momento siamo soli. C'è un mondo qua dentro di noi, fuori di noi e sopra di noi. È bellissimo perché siamo tantissimi qua. E in questo condominio è possibile riuscire a ottenere tanto se si sa cosa fare. E dico questo perché tutto è coeso grazie a un campo di vibrazione. Né più e né meno. Ormai anche la fisica lo dice. Cioè tutto è una vibrazione. Non è possibile andare al di là di questo concetto. Il nostro pensiero è vibrazione. Allora, faccio un piccolo ragionamento e spero che voi riusciate a seguirmi. Perché io sono a volte sempliciotto, ma anche con dei ragionamenti che a volte mi capita di dare troppo per scontato delle cose, quindi se dovesse succedere fatemelo sapere in qualche modo con la chat, Mirella, fammi sapere che cosa, se ho esagerato, non sono stato abbastanza chiaro. No, tranquillo, certo. Allora, facciamo un dialogo interno. Allora, mi domando, allora, tutto è vibrazione, ma se tutto è vibrazione, tutto è basato su una frequenza e fino a prova contraria qualcuno può dire sì, d'accordo, ma qualche cosa non è tangibile, ok? Ma il pensiero è tangibile? Allora mi domando, il pensiero è tangibile? Beh sì, è tangibile perché lo penso, ok? Ma il fatto di pensarlo non significa che sia reale. E che cosa è reale invece? L'emozione che mi dà. Oddio, eh sì, perché la sento, la provo, c'è una reazione fisica. E quindi posso capire che questo è reale. Ma allora, se il pensiero è reale, perché mi dà un'emozione fisica, è una sensazione fisica, è una percezione fisica, che cosa significa? Non significa forse che ho scatenato, visto che i neuroni, i nostri centri nervosi reagiscono a stimoli elettrici, non è che forse questo pensiero è anche una forza elettromagnetica che muove certe cose, se no non sarebbe possibile attivare certe centrali di percezione, giusto? Allora sempre in questo dialogo interno mi rispondo, beh certo è ovvio, perché se pensi e hai subito delle reazioni fisiche vuol dire che c'è qualche cosa che è avvenuto a livello elettromagnetico, e se è elettromagnetico allora significa che è un'onda, certo. L'elettromagnetismo si misura con le onde, ma le onde non si misurano in hertz, certo. Interessante. Ma le onde possono superare le barriere? Beh certo, tu puoi sentire una radio in casa anche se ci sono i muri, e sono onde e sono hertz, ok? Quindi anche il mio pensiero, essendo un'onda, può superare le barriere. Per sillogismo aristotelico deve essere così, non può essere altrimenti, logica pura. E certo, sono hertz, sono suoni, e anche il pensiero può essere trasmesso e può essere in qualche modo da qualcuno canalizzato. Ed ecco perché tutto avviene in un certo modo. Quindi ci sono delle stazioni radio che sono le persone e non solo le persone che possono canalizzare alcuni pensieri che possono passare. Ma essendo tutto hertz, essendo tutto elettromagnetico, anche il suono è parte integrante di tutto il nostro processo. Ma il suono, il primo suono qual è? Non è forse la nostra voce? Pensiamo a quanto noi possiamo riuscire a esprimere attraverso veramente la nostra voce. Che non è un semplice esprimerci nelle cose che diciamo, ma ciò che usiamo come hertz di trasmissione. Mi spiego meglio. Noi, se mettiamo una parola, diciamo un certo tipo di parole, queste parole hanno una loro valenza, quindi un significato semantico che già di per sé
nella traduzione produce una reazione. Se legato a quelle parole semantiche, utilizzo un tono e una vibrazione di frequenza di un certo tipo, quella parola aumenta il suo potere. Le voci suadenti, un tono di un certo tipo, tutto ciò che si viene a muovere quando noi parliamo è una reazione a ciò che è il nostro stato d'essere e lo trasmettiamo agli altri, ma lo trasmettiamo anche a noi. Il nostro modo di pensare e il nostro modo di parlare sono vibrazioni sonore, uno subliminale, il pensiero, l'altro invece udibile, che agiscono a livello vibratorio nel nostro stato profondo. Spero di, se dico cose difficili, fermami, Mirella, No, la no, no, vedi? ti sto seguendo. Ok, non so se ci sono perplessità in chat, eccetera. Se c'è Quindi, qualcosa te la comunico. ok, allora, quindi, che cosa andiamo a notare? Andiamo a notare che ogni suono produce in noi tutta una serie di reazioni. Noi siamo legati alla musica da sempre. Possiamo sentire della musica quando, e questa musica ci può dare un certo tipo di reazione. Possiamo sentire un certo tipo di musica e questa musica ci può portare a un pensiero, a una situazione che abbiamo vissuto e quindi vivere la stessa situazione come ricordo, si chiama euristico, un ricordo del passato, e questo attaccamento euristico ci fa rivivere quella stessa emozione. Possono essere passati anni, ma sentiamo quella canzone, ah sì, mi ricordo, eccetera. Quindi siamo affezionati a una canzone perché quella canzone ci dava delle emozioni e siamo legati a quello per le emozioni che proviamo, che abbiamo provato e che proveremo tutte le volte che l'ascoltiamo. Questo è normale. Ma perché succede questo? Pensiamo a cosa capita con il suono. Il suono batte contro il nostro orecchio, passa attraverso il condotto uditivo e viene elaborato dalla corteccia. Ma che cosa succede? Succede che la prima elaborazione profonda che viene effettuata con il suono è legata a una parte del nostro cervello che si chiama ponte di Varoglio, senza G, come Italia, no? Varoglio. Allora, questo ponte di Varoglio è il nostro decoder di cosa è possibile far passare. Il ponte di Varoglio è il distributore, è l'esperto della logistica delle percezioni che possono arrivare in campo uditivo, non solo in quelle, ma diciamo adesso nel campo uditivo è quello che gestisce. È lo stesso che a un certo punto, se noi siamo in un certo umore e abbiamo sempre ascoltato una stessa canzone o siamo legati a un certo tipo di musica, se quel giorno siamo di umore diverso, quel tipo di musica lo rifiutiamo, lo ascoltiamo, ah no, e cambiamo stazione radio o cambiamo musica. Perché? Perché il nostro ponte di Varoglio traduce quello come fastidio, perché non è in sintonia col nostro stato d'essere del momento. Ma lì noi siamo da soli, siamo noi insieme alla musica che stiamo ascoltando. Ok? Facciamo invece un esempio opposto. Noi andiamo in un posto dove fanno della musica che a noi di quella musica non ci può fregare di meno. Ora, ma intorno a noi ci sono 30, 40, 100 persone in tempi normali e non Covid, 140, 50 persone che ballano, che si muovono al ritmo di quella musica. Cosa succede? Succede che l'ambiente determina una forza maggiore da un punto di vista elettromagnetica, sono i campi di Sheldrake. Quindi questi campi elettromagnetici che si vanno a creare con le persone intorno sono una cassa di risonanza, un amplificatore, per cui il nostro ponte di Varoglio è soggetto ad assumere maggiori informazioni,
una gran mole di informazioni. Per cui anche se quella musica a noi non piace, ma siamo circondati da più persone, immancabilmente che cosa capiterà? Muoviamo il piedino. Muoviamo il piedino e cominciamo a ballare come dico. Oppure non mi piace questa musica, perché il mio corpo balla? Ok, perché si sta muovendo? Non capisco perché, eccetera. Che cos'è che lo fa muovere? L'accortezza sensomotoria. Quindi il suono passa nell'orecchio, il ponte di Varoglio distribuisce e la corteccia sensomotoria dice puoi muoverti, non muoverti, quindi ballare, non ballare, e avere delle reazioni fisiche o non fisiche. Quindi la corteccia sensomotoria che viene collegata. Ci sono dei suoni, dei sussurri, delle tonalità che sono diverse per ognuno di noi, che sentendo quel tipo di sonorità, quel tipo di frequenza, ci prendono i brividi lungo la schiena. Viene attivato proprio il senso motorio. Ci sono anche tante registrazioni con dei microfoni in 3D di persone che vivono, sono dei vlogger, perché fanno proprio dei video vlogger, si chiamano vlogger, coloro che fanno una serie di filmati, piccoli filmati, con dei microfoni 3D che hanno tutta una serie di suoni che producono e attivano questa sensibilità. Quindi ci fanno provare tutta una serie di emozioni perché riportano a quel tipo di suono. E hanno molto seguito. Che cosa succede? Succede che necessariamente dopo la corteccia sensomotoria passa che cosa? Passa l'altra informazione e quindi si entra al rilascio ovviamente di ormoni e neuropeptidi per provare le nostre sensazioni. E quindi abbiamo la cascata ormonale, quindi la reazione al suono. Da qua, ovviamente, visto che i neuropeptidi e gli ormoni non solo gestiscono le nostre emozioni, ma anche tutta una serie di funzioni, ecco che necessariamente il suono scatena in noi delle reazioni anche di funzione organica ed emozionale. Questo proprio per far capire un processo. Questo processo avviene in pochissimi secondi. Non avviene così, ci mette una vita per avvenire, ci avviene veramente in pochi secondi. E questi pochi secondi il nostro corpo sa già se andare via o no. Ci sono momenti in cui noi possiamo resistere, ma altro evento può succedere che siamo completamente distonici. Cioè, in quella situazione non ci troviamo bene, anche se, come secondo esempio che ho fatto, ci fossero intorno a noi 300 persone, se siamo distonici con quel campo, ci può essere la musica più bella del mondo, tutti possono ballare, ma a noi dà talmente fastidio quello, perché ha superato il senso motorio e ci ha dato una sensazione continua di fastidio, perché non è in armonia con ciò che è le istruzioni di quel momento gestite dal ponte di Varoglio, a quel punto noi ce ne andiamo via dal luogo. Non possiamo più stare lì. O ci facciamo portare via, basta, andiamo via, oppure basta, non ci posso stare più, me ne vado via. Capite? Quindi la cosa bella anche dell'utilizzo del suono a scopi riarmonizzanti, a scopi, tra virgolette, curativi, uso un termine un po' strano che non si può dire, che è vietato, comunque, di aiuto dal ripristino armonico del benessere, quindi come trattamento di ripristino armonico del benessere, il suono assume questa caratteristica di autoprotezione. Perché? Perché se quel suono, nel caso, si sbagliasse la frequenza, è talmente fastidiosa che ci stacchiamo le cuffie, non la possiamo più sentire, non ci appartiene. Se dopo tot minuti non sopportiamo più è perché abbiamo superato il limite. Quindi il sistema con le onde sonore si autoprotegge. Quindi si abbattono anche i rischi di tutto quello che possono essere
tra virgolette, i famosi effetti collaterali di un trattamento un po' più profondo di altri. Ok? Quindi questo è quanto avviene. Pensate la bellezza, la grandiosità del suono, degli esperimenti che hanno fatto. Hanno fatto degli esperimenti all'interno di alcuni ristoranti. Sono stati dei francesi, adesso vi dico anche il nome, li guardo qua, che ho degli appunti, Ferber e Cabanac, hanno fatto degli studi, e nei ristoranti hanno nascosto l'etichetta del vino e hanno fatto assaggiare il vino a delle persone intenditrici di vino. Ora, in base alla musica che c'era, le papille gustative cambiavano. Benché fosse lo stesso vino, aveva gusti diversi. Cambiava la musica, portavano bottiglie con etichette ovviamente coperte, era lo stesso identico vino, eppure gli esperti di vini davano indicazioni di vini completamente diversi. Benché fosse lo stesso identico vino. La musica aveva alterato la percezione del gusto. Vedo Mirella che stai. No, perché apre uno scenario, penso che Allora, stai dicendo. ma non solo il suono, la musica altera le papille gustative. Pensate, avete mai visto in città dove vivete, qualche locale dove la musica, in questi locali specialmente che raggruppano persone giovani, avete mai visto che la musica è spinta ad alto volume e c'è una musica che lavora molto con i bassi, che tum, 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 cioè spinge Sì. molto su questa cosa qua. Ebbene, questo utilizzo della musica così con i bassi, così ad alto volume, che cosa fa? Produce non solo alterazione alle papille, ma arsura o più voglia di bere. C'è un bisogno perché stimola tutta la reazione con i bassi. Noi i bassi li assorbiamo da un punto di vista non tanto sonoro, ma da un punto di vista di conduzione ossea, e quindi la trasmissione della conduzione ossea muove anche per rifrazione frequenziale anche i muscoli, essendo i muscoli sottoposti a una vibrazione che noi sentiamo, ma non sentiamo così forte, ma il cervello la traduce come stai facendo ginnastica, stai consumando zucchero o sete. Ho bisogno di zucchero, e qual è la cosa che immediatamente ti fa bere e ti dà zucchero? L'alcol. Una bevanda alcolica viene tramutata immediatamente in zucchero. L'alcol viene tramutato immediatamente in zucchero. E quindi che cosa succede? Beviamo di più. Quindi andare in un bar dove c'è la musica molto alta, dove ci sono molti bassi, le persone non solo permangono di più in quel posto, ma chi rimane berrà molto di più e in particolar modo alcolici, perché sarà spinto a farlo e non avrà la soddisfazione di ciò che beve. Quindi ecco perché sarà spinto a bere, perché non gli toglie l'arsura. Capite il suono che cosa fa? Il suono che cosa riesce a fare? C'è stato noi qua in Italia abbiamo Ventura che sta facendo tutta una serie di studi, il professor Ventura dell'Università di Bologna, che sta facendo tutta una serie di studi proprio legati alla funzionalità del suono anche in ambito curativo, terapeutico e ospedaliero. Sì. Quel CD che vi ha fatto vedere, alcune tracce, due tracce di quel CD che vi ha fatto vedere Mirella, sono in questo momento utilizzate in una ricerca studio al reparto oncologia dell'ospedale Molinette, il più grande ospedale di Torino, dove c'è la clinica universitaria, proprio per la, per
lo studio sulla recidiva dei dell'allontanamento della recidiva nei casi oncologici. Questo semplicemente per dire che, per esempio, Fabien Mamam, un francese, lui ha proprio prodotto tutta una serie di studi e diciamo che è stato un po', non dico deriso, ma tenuto poco in considerazione, benché avesse mantenuto un processo a dir poco accademico, scientifico, secondo dettami rigidi, i suoi risultati danno perplessità al mondo accademico, danno perplessità. Lui che cosa ha fatto? Lui ha messo dei vetrini con delle e li ha sottoposti. E li ha sottoposti a che cosa? Li ha sottoposti a una frequenza per 20 minuti, a delle frequenze specifiche per 20 minuti. E su quei vetrini cosa c'erano? C'erano delle cellule cancerogene. Quindi lasciava delle frequenze sonore contro quei vetrini dove c'erano cellule cancerogene e vedeva e cercava di studiare con un microscopio elettronico che filmava tutte le reazioni rispetto a quello che stava succedendo alla cellula cancerogena. Ebbene, dopo i 20, lui era arrivato fino a 30-40 minuti, ma dopo i 20 minuti, 21 minuti, dai 21 ai 25, dipendeva dal tipo di cellula, queste cellule cancerogene esplodevano senza intaccare cellule sane vicine. È chiaro? Eh sì. Anche se ha prodotto i filmati, ha prodotto i vetrini, eccetera, bella la tua ricerca, finita lì. Ok? Ora, lasciamo perdere tutte le polemiche, tutto quello che c'è. Questo è per dire chiaramente che cosa? Che il suono, la frequenza, la vibrazione è elemento per noi estremamente importante, fa parte non solo del nostro quotidiano, ma fa parte proprio del nostro stato d'essere. Ogni cellula del nostro corpo vibra e come tale ha una sua frequenza. Non prenderemmo la scossa se non ci fosse una frequenza elettromagnetica dentro di noi. Tutta questa premessa, magari troppo tecnica, ma ho cercato di darle anche un po', anche con la mia mimica, un po' più di facilità nella comprensione, perché mi piace anche riuscire a trasmettere dei messaggi che hanno un certo peso, ma già io sono un pezzo da 90, non per il curriculum, ma per la fisicità. Diciamo, almeno riuscire a fare qualche cosa che sia piacevole nell'ascolto. Allora, tutto quello che stavo cercando, questa premessa serve perché noi siamo non solo elemento fisico, ma siamo anche tutta una parte elettromagnetica che viene chiamata in esoterismo e negli studi olistici eterica. Noi abbiamo un campo che viene chiamato campo aurico, campo di respirazione, e questo campo è un campo che ha una sua vibrazione per ognuno di noi. Questo è la rappresentazione del nostro modo di pensare, che abbiamo visto prima essere vibrazione, che abbiamo visto prima essere Hertz. Tutto ciò che rappresenta il nostro campo intorno è rappresentato ed è la somma di questa nostra modalità di pensiero. Quindi come noi pensiamo, così sarà il colore, la vibrazione che sta intorno a noi. Frasi come "ma sei un po' nero oggi", non è che noi vediamo nero, è che è talmente scura quella persona in quel momento lì perché è preoccupata, perché ha tanta serie di problemi dentro, o è arrabbiata, che lo diciamo già a distanza: oh, com'è nera oggi quella persona, perché proprio è un modo di dire, ma è un modo. Pure sei verde dalla rabbia, perché sono i colori che, anche se non percepiamo, nella saggezza popolare ci sono stati trasmessi, tramandati, e tutto questo è vibrazione e tutto questo è Hertz. Ma anche la nostra voce, tutto quello che noi diciamo,
rappresentazione di quel tipo. Non so quanti di voi hanno sentito parlare della famosa accordatura 432, che ormai da qualche anno ha un certo tipo di scatena un certo tipo di interesse e ha un certo tipo di successo. La 432, il La 432, è, diciamo, la nota più in linea con quello che è la nostra base fisica. Nella fine dell'Ottocento venne cambiata a 441, la frequenza in La venne messa a 441 Hz invece che a 432, perché l'hanno chiamata la nota del concerto. L'accordatura degli strumenti in realtà doveva essere fatta ogni volta che si cambiava stato, perché ogni stato aveva il suo La. Ogni stato aveva la sua accordatura, per cui tutto ciò che era un'accordatura diretta di ogni stato, diretta di ogni stato, si è deciso di uniformare con accordatura da concerto a 441, quindi portare da 432 per alcuni stati a 441 per tutti. Verdi è stato tra quelli che maggiormente si è battuto contro questa cosa qua, perché lui riteneva che la 432 fosse quella più giusta e da mantenere, anche per l'ascolto, anche per l'ascolto. Invece l'hanno portata a 441. Ora calcolate che invece, no, a 440, scusate. Ora invece sappiate che a 441, il mio errore è stato quello, perché la campionatura di tutte le musiche elettroniche, eccetera, sono a 441. Quindi già loro hanno parlato da 440, mi scuso per l'errore. Ora la maggior parte sono 441 quando sono tecnologicamente manipolati. Sergio, scusami, siccome Sì. tu hai forte detto, hai parlato di colori, di vibrazioni, chiede Maria Grazia, quindi dice le vibrazioni possono essere negative e positive? Sì, e lo rappresentiamo. Allora, pensiamo proprio su questo. Noi abbiamo il nostro stato di coscienza e la vibrazione per eccellenza, quella che ci pervade in quel momento. In questo momento io ho uno stato di coscienza che mi pervade. Voi che siete dall'altra parte dello schermo, che guardate questa trasmissione, avete ognuno di voi il vostro stato di coscienza. Allora, questo emette un certo tipo di vibrazione. Il mio modo di parlare, il mio tono, porta con sé quel tipo di frequenza. È una domanda che capita, come si dice, io sono vegetariano, quindi posso dirlo a fagiolo, perché? Perché? Allora, se noi abbiamo uno stato di coscienza e un momento di organizzazione vibrazionale, tra virgolette, negativo, cioè carico di angoscia, preoccupazione e quant'altro, che cosa capita? Capita questo, capita che come 432, 440, 441, la nostra nota portante, la nostra frequenza portante sarà quella, quindi tutta la nostra scala musicale sarà legata a quel tipo. Posso emettere una vibrazione sonora di Hertz di un certo tipo, ma se uso la portante 432, lei si stabilizzerà come 432, senza perdere la sua frequenza. Difatti, la 432 è la portante. Ok, ma l'hertz interno rimane quello su quella portante. Cambia la onda portante, cambia anche la percezione, pur mantenendo quell'hertz. Non so se ho reso idea. Quindi, se noi siamo a 432, cioè siamo come portante, il nostro stato d'essere, la nostra anima, il nostro modo d'essere di quel momento ha un certo tipo di la,
tutto quello che noi emettiamo si conforma a quel tipo di vibrazione. Quindi il nostro tono raggiungerà le persone e loro assimileranno quel tipo di frequenza e percepiranno un certo tipo di sensazione. Quando si dice non è ciò che dici, ma è come lo dici, dentro c'è anche che tipo, io aggiungerei che tipo di stato, con che tipo di atteggiamento e stato mentale ed emozionale lo dici. Perché grazie a quello che passi delle emozioni di un certo tipo. Noi siamo in realtà dei trasmettitori di emozioni pazzesche. In ogni istante noi trasmettiamo emozioni ad altri. E se possiamo trasmettere ad altri delle emozioni e far cambiare lo stato e l'atteggiamento mentale di una persona nel giro di pochissimi secondi, pensate cosa è possibile fare quando parliamo continuamente di un certo argomento e questo argomento invade soltanto angoscia. Che cosa succede? Quindi qualsiasi cosa che diciamo, anche la più bella, ma che ha come nota portante una base di angoscia, avrà difficoltà ad essere passata e percepita come qualcosa di salvifico, come qualcosa di aiuto, di sostegno. Perché il nostro stato d'essere colora, per intenderci, la vibrazione del nostro suono primario. Spero di riuscire a trasmettere quello che voglio dire perché è molto difficile, perché sono cose molto sottili, no? Molto invisibili, molto impalpabili, ma spero di riuscire a trasmettervi questa percezione, questa sensazione. Ecco perché è importante, soprattutto in campo spirituale o in campo olistico, ma soprattutto spirituale per quanto mi riguarda, essere, cioè non ha importanza tanto ciò che ti dico, ma che quello che ti dico sia soprattutto in primis vissuto da me. Quindi quando io dico guardate, con chi parlate, a chi vi rivolgete e guardate alla verità del suo essere, è essenziale, è essenziale. Cioè, quando si dice il mistico può parlare di certe cose, perché il mistico intendiamo che chi fa esperienza personale di certe cose, di certi avvenimenti, di certe situazioni e quindi poi lo trasmette. Ma è importante la vita di chi racconta poi qualcosa, perché passa quella vibrazione è salvifica, è guaritrice, è importantissimo questo discorso, Sì. in tutti i campi naturalmente. Sì, proprio nel tempo, allora il sembrare, ma non essere, è un'operazione matematica. Sembrare, ma essere diverso, quindi essere altro da quello che sembri, quindi non sei, è uguale a menzogna. E la menzogna passa. Puoi usare tecniche bellissime di manipolazione, quindi quella persona, le persone ti possono seguire perché sei riuscito a lanciare una bella esca, un amo al quale hanno abboccato perché hai dato delle emozioni di quel momento e quindi ti seguono. Ti possono seguire anche per tanto tempo, ma è qualcosa che ti poi nel tempo ti rendi conto che c'è qualcosa di stonato. E lì è la cosa più brutta perché devi prendere una decisione, cioè mollare accettando di aver creduto nel falso, di esserci cascato, accettare di aver imparato una lezione nuova.
A me piace molto, anche perché appunto faccio adesso, mi occupo di life coaching, quindi health coaching, quindi il coaching della salute. Mi piace moltissimo ricordare una frase giapponese che dice: ci sono solo due possibilità, o si vince o si impara. Ok? Quindi è lontano dal perdere qualche cosa, o si vince o si impara. È solo imparando che tu puoi riuscire a vincere. Senza Certo. di quello, così. Già questo libera. Ci sono alcuni che si rendono poco conto, o che magari hanno studiato, perché hanno seguito magari insegnamenti esoterici legati al Lee Bitter, che è stato uno dei maggiori studiosi delle forme pensiero, o a Rudolf Steiner. Allora, anche Steiner, lui ha dato tutta una serie di indicazioni su queste forme pensiero. Ok, allora, la forma pensiero si nutre dell'energia del parlato, ma anche del pensato. E come si fa a mettere in lavatrice le forme pensiero? Sono migliaia d'anni che ce lo spiegano e ce lo dicono. Allora, ci sono alcuni alfabeti che sono i più importanti della storia dell'umanità, e sono principalmente due. Sono l'alfabeto, quindi la lingua sanscrito, e la lingua ebraica. I toni, le pronunce di quelle due lingue permettono di ottenere, pronunciando dei suoni di quelle lingue, in quelle lingue, danno dei risultati da un punto di vista proprio fisico, quindi tangibile, fisico, emozionale e di pulizia mentale pazzeschi. È ormai risaputo, difatti, la maggior parte dei mantra sono ripetizioni, ma sono ripetizioni sonore che portano ad una continuità, una ciclicità, e vedete perché la centrifuga, no? Del suono del Sì. mantra, perché proprio pulisce i nostri pensieri, riporta e ripristina un certo tipo di stato mentale, sia in sanscrito che in ebraico. Sono le due lingue che maggiormente permettono di ottenere un risultato vibrazionale riarmonizzante. Ma da tempo, perché sono state le prime in assoluto. Ok? Sono state le prime in assoluto e sono quelle che maggiormente, che stranamente non hanno vocali come alfabeto, e che devono essere un po' aggiunte con trattini, con puntini, con eccetera. Poi nella scrittura hanno aggiunto poi le vocali, ma all'inizio non c'erano vocali, quindi erano tutte consonanti, suonavano insieme alla voce, consonanti. E per unire le consonanti c'è bisogno della voce. Lo dicono le parole stesse, non è che me le sto inventando. Dentro proprio il significato profondo della parola. Ed è lì la bellezza, la profondità di quello che si può fare. Ed è per quello che ognuno di noi è una, non solo una nota propria, ma un insieme di armoniche che gli consentono, se riproposte, di poter tornare ad essere in equilibrio. Questo è meraviglioso, perché se ci rendiamo conto di quello che riusciamo a fare nel campo emozionale barra astrale di una persona, semplicemente con quello che noi emettiamo con la voce, ci rendiamo conto di quanto è importante non inquinare né noi né gli altri. Infatti Carlo ci aveva chiesto prima l'inquinamento acustico che problemi porta sul nostro organismo. Io da quello che tu dici mi rendo conto come il suono può guarire e il suono può ammalare, cioè tutte e due le cose. Sì,
Sì, ecco l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico è qualcosa che accelera. Noi abbiamo un continuo stimolo visivo e un continuo stimolo sonoro, specialmente con le macchine, eccetera. Uno stimolo sonoro. E ormai il nostro cervello è abituato che se sente un minimo di rumore sappiamo che quella è una bici. Noi diciamo non l'ha neanche sentita, eppure ci giriamo e vediamo che c'è una bici. Ora ci dobbiamo abituare a quelle cose che sono silenti ma che esistono, e ormai gli incidenti sono all'ordine del giorno, ma piano piano passerà l'informativa, appena arriverà la massa critica, che esistono anche delle cose che assomigliano a dei moscerini, ma non sono dei moscerini, ma sono dei monopattini, Ah okay? Che sì, passano vero. dappertutto, Sì. okay? Quindi, e che se ti beccano, altro che pungerti, ti vanno male. Quindi, questo per dire. Questo per ridere un po', cioè mi piace stemperare anche se facciamo dei discorsi molto seri. Allora, il monopattino non è ancora entrato nella nostra testa e quindi è difficile identificare, ma è tutto l'inquinamento. E no, il nostro organismo è un po' come le ultime macchine, che tu dici, oddio, ma il caffè lo fa perché c'ha, è il controllo di quello, è il controllo, fra un po' dici, e mo guida tu. Fra un po' ci arriviamo, però diciamo che c'è il controllo di tutto, anche il lettore dei cartelli stradali, per cui capite che ormai siamo a quel livello lì. Quindi noi siamo così, noi siamo veramente così, noi siamo soggetti tramite l'inquinamento acustico a un insieme di input che continuano a sollecitare risposte organiche. Ed ecco Sì. che la risposta, la famosa parola stress, è la capacità di risposta a degli stimoli. Non è qualcosa di strano, eh? Stress vuol dire quello. Quando gli stimoli sono troppi, noi andiamo in quello che viene definito di stress, che è quello che è nocivo. Per cui lo stress nocivo è legato al distress perché gli stimoli sono troppi. Per cui l'inquinamento acustico è quello. A un certo punto, che cosa succede? Succede che ormai non basta più le difese che l'organismo produce, quindi il cerume o alcuni altri elementi. E allora che cosa fa? Abbassa le frequenze. E che cosa succede? Abbassa le frequenze e noi, grazie all'inquinamento, arriviamo a sentire sempre meno. Si diventa con difficoltà uditive da più giovani, quindi ci sono sempre più persone giovani con difficoltà uditive, a parte l'inquinamento acustico. In più ci mettiamo già dalla tenera età, diciamo già nella parte adolescenziale, musica nelle orecchie ad alto volume con cuffiette, e quindi anche quello per difesa a un certo punto dice ok, diminuiamo le frequenze e quindi cancello tutta una serie di cose per impedire di produrre troppo stress all'organismo, perché l'organismo deve pensare anche ad altre cose, non solo a gestire il tuo. La digestione, la crescita dell'unghia dell'alluce sinistro, perché pensate che ci pensa anche a quello, o ai capelli, l'organismo pensa a tantissime cose. Senti, Quindi ma Sergio, la malattia arriva prima sull'eterico e poi si riversa sul fisico? O è il fisico che può creare problemi all'eterico? Bella domanda. Bella, bella domanda. Allora, la risposta la posso dividere in due parti. Può arrivare anche dal fisico. Può arrivare anche dal fisico perché c'è, per qualsiasi tipo di motivo, una variazione del piano. Dell'armonia, no? Del piano di equilibrio simbiotico di ciò che ci appartiene, ok? Quindi possiamo essere, tra virgolette, attaccati da qualche cosa di fisico, batteri, virus, ok? Cadiamo un trauma, ci rompiamo, quello non è ancora eterico, cioè, bene.
anche se ci rompiamo dove c'è tensione rispetto al corpo eterico, ma al di là di quello, dove c'è il blocco, perché non ci spacchiamo in altre parti, ci spacchiamo solo dove c'è tensione. Il corpo eterico invece determina, l'aspetto eterico determina invece la potenza con la quale questo attacco, se arriva dal fisico, si presenterà nel corpo. Ecco perché si dice, ci sono due tipi di teorie. C'è la teoria della noxa. La teoria della noxa è il nosode, cioè la parte del sintomo vero e proprio, lo studio del sintomo, oppure la parte nell'olistica si parla di terreno. Allora, il terreno è determinato dalla qualità del nostro corpo eterico, che è determinato dal nostro stile di vita, dal nostro atteggiamento mentale e da tutto quello che si muove dentro di noi e intorno a noi, dal rapporto che noi abbiamo simbioticamente con l'esterno. Quindi noi possiamo sì essere attaccati, ma se noi mettiamo un seme in un terreno che non gli dà alimento, quel seme marcisce. Sì. Marcendo non produce frutto. Se muore, produce frutto, mi raccomando. Ok? Sì. Perché muorendo... Maria Grazia ti domanda, nel tuo studio di vibrazioni del suono, ma chi ama il silenzio e la solitudine assoluta? Silenzio e solitudine assoluta. Il silenzio vero, il silenzio proprio profondo, vero, lo si trova da soli in barca in mezzo al mare, quindi lontano da tutto, da tutti, o all'interno di una grotta dove non ci sono neanche stalagmiti, è proprio che non si sente neanche il tic, tic, ok? E nella barca non ci deve essere la cima che con la randa, cioè la vela, batte contro l'albero, perché sennò non c'è silenzio. Quindi il silenzio vero e la solitudine vera sono due elementi eccezionali, di trasformazione eccezionale. Lo dico per questo, ogni cosa in natura può nascere e nasce grazie al buio e al silenzio. L'uovo nel buio, il feto nel buio, il seme nel buio, sono tutti nel silenzio, nel buio e nel silenzio. Ogni cosa in questa natura nasce sempre e comunque nel buio e nel silenzio. Il buio non è tenebra. Mi raccomando, due cose diverse. E il silenzio a volte ci fa capire quanto rumore noi abbiamo dentro. C'è un libro della Blavatsky che dice La voce del silenzio, proprio perché la mitica Elena Petrovna Blavatsky. Proppio la mitica Blavatsky è proprio quella, cioè la voce del silenzio. Questo silenzio ha una sua voce perché ci fa entrare in relazione con la nostra voce. All'interno di una caverna, nelle grotte sacre di un fiume che la riesce, che c'erano, dove venivano iniziati i catari, all'interno di una di queste grotte, proprio nel buio assoluto, nel silenzio più assoluto, ho scoperto, ma questa è la mia esperienza, ho scoperto veramente un suono di me, ok? Un suono. E poi ho scoperto più in là che poteva essere anche un acufene. Ma quel suono che ho sentito lì era completamente diverso dall'acufene. Era un suono interiore. Si capisce
Perché quando sei lì nel buio, nel silenzio assoluto, ti rendi conto che la tensione, la semplice tensione di vivere un determinato momento, il dire ma io sono rilassato, intanto c'è quella tensione, è come se veramente, come si dice, la corda di violino, è come se qualcuno passasse l'archetto e si sente quel suono, quel sibilo presente. E non si sente qua come l'acufene, ma si sente dentro. È una sensazione pazzesca. Non, è una presa di consapevolezza, mi raccomando. Non è assolutamente, quindi escludo assolutamente l'elemento di fastidio, un suono che dà fastidio. È una presa di consapevolezza. Ci si rende conto, guarda, pensavo di essere rilassato, invece no. È pazzesco, ma c'è quella cosa dentro che muove questo suono costante. Ed è da un lato meraviglioso, sconvolgente, e dall'altro ci si rende conto di quanto appunto l'inquinamento ci abbia reso, e la risposta agli stimoli ci abbia reso così, adrenaliticamente, fatemi questo avverbio, attivi a rispondere agli stimoli costantemente. E quindi nell'incapacità assoluta di arrivare a un rilassamento vero, se non con anni di allenamento. È possibile. Ci vuole anni di cosa? Di allenamento, ovviamente. Per quanto Ora, riguarda la voce, eh? il Sì, suono della voce. la nostra voce è la rappresentazione totale di noi. In tutto e per tutto. Io non so quanti hanno fatto eventualmente dei canti armonici o qualcosa del genere. Io non so quanti che ci stanno ascoltando o ci stanno vedendo in questo momento hanno fatto questa cosa qua. Io vi faccio sentire un piccolo mi sciacquo la bocca perché adesso sono un po' in assura per aver parlato tanto. Quindi provo a fare una sorta di suono, che è un mio suono, ma che voglio un po' portarvi, ok? Cercando di far comprendere come è possibile riuscire a trovare momenti di armonizzazione interiore. Non è proprio, non è un mantra, è solo un suono che può arrivare con dei respiri, lasciando muovere la nostra voce interiore. Farlo mi metto il microfono vicino. Scusate, non ho fatto esercizi di respirazione, quindi è durato poco. Non so che effetto vi ha fatto, ma questo è solamente per esprimere che cosa può succedere dentro di noi se entriamo in relazione con noi. Vedete, non so se si sono percepiti, perché gli strumenti tecnologici che ho non sono quelli professionali. Non so quanto si sia percepito una sorta di armonici che potevano esserci. Si sono Sì, sentiti, Mirella? Non so. si sono sentiti.
Oltretutto mi ricorda un po' il suono che ho sentito da terapisti esseni proprio in relazione alla guarigione, cioè usavano la voce insieme ad altre pratiche a scopo curativo Sì. ed erano dei suoni su questo genere che ci hai fatto sentire tu adesso. A tratti sembravano le note di un flauto, dice Anna Maria. Ah, bene. Invece Elena ti domanda, quali suoni in natura ci armonizzano di più. Allora, quelli che hanno maggiormente influenza su di noi sono suoni che rappresentano corsi d'acqua, per cui cascate, ruscelli, oppure il suono del vento tra le foglie e le onde del mare. Questi sono i suoni, o anche un canto degli uccellini. Canto degli uccellini, che può essere ovviamente non un concerto, non è una riunione di condominio degli uccelli su un albero, ma il canto degli uccellini. Che è terribile la riunione di condominio, guarda, negli alberi. A volte capita in qualche strada, ad esempio a Messina, che in certi momenti dell'anno che sono tutti Sì. riuniti lì. Carlo ti chiede perché quando qualcuno invece di parlare urla mi dà fastidio. È una questione di frequenze? Certamente sì. Allora, di frequenze e di portante. La portante di chi urla ha una sua frequenza che vuole sfondare un muro. Per cui, logicamente, il corpo, il sistema di Carlo dice: perché mi devi violentare così? No, è proprio interiormente che accade questo, non è che Carlo si metta a pensare mi sta Certo. violentando, perché il sistema dice mi sento violentato, per cui entra qualche cosa, è proprio un'invasione. E allora questo fastidio è legato alla nota portante, perché uno può dire qualsiasi cosa, ma è la nota portante che stabilisce. Perché uno può parlare anche senza dire qualcosa di offensivo, ma si rende fastidioso perché ha una nota portante che sta dietro con atteggiamento e con quel colore che gli dà la nota, legata al suo campo eterico, che gli fa avere quel tipo di frequenza che dà fastidio. E ricordiamoci che tutte le volte che qualcuno urla, si è allontanato da noi. Quando qualcuno ci parla, ci urla, è perché è lontano da noi. Ok? Quando noi siamo vicini, sussurriamo. Sto Vero. parlando di una lontananza non fisica, anche se in Certo. questo periodo, tralasciamo questo periodo Covid, cioè quando noi siamo vicini a una persona e urliamo, anche se siamo a una distanza di 70 centimetri, la distanza sociale, e urliamo, siamo distanti. Se noi siamo invece vicini a quella persona, sussurriamo e sussurrando, anche se siamo 1 metro, siamo molto più vicini. Quindi questo è Sì. C'era quello che si muove. il grande Edoardo De Filippo che diceva, ricordo che gli sentii dire questa cosa, questo concetto a Taormina in una serata magica al Teatro Greco di Taormina. Lui diceva: io non devo urlare, è il pubblico che mi deve sentire. E probabilmente parlando piano lui avvicinava il pubblico a sé invece di allontanarlo. Cioè io non ho bisogno di urlare per farmi sentire dal pubblico. Ed era una cosa molto bella. Sì, ma difatti anche gli insegnanti, uno può
una delle cose che ho imparato subito quando ho fatto tirocinio nel mio diploma da magistrale, che avevo fatto tirocinio nelle elementari, era quello: se entri in classe, se tutta la classe così, parla a bassa voce. Parlando a bassa voce si acquietavano tutti e si poteva fare di tutto quello che si voleva. Se iniziava a urlare, andate a posto, la, la, non succedeva niente. Sì. Peggioravo la situazione. Parlando a bassa voce tutto si acquietava. Capite? Parlando a bassa voce. Ma questo è possibile farlo nell'ambiente, ma ci dimentichiamo di una cosa principale. Il primo ambiente, siamo qua. Questo qui. È Siamo noi stessi. questo qua. Questo qua, ed è per quello, cioè ormai, e io ringrazio anche la questione della tecnica, è possibile comunque riuscire a fare proprio delle vere e proprie cioè, tracce di trattamento personalizzate, ed è questo che, difatti, io mi diverto a fare le tracce personalizzate proprio andando a, poi come posso dire, grazie a delle tecniche, tecnologia, a come, decodificare le frequenze della voce. Quindi decodificando le frequenze della voce è possibile ottenere e creare, grazie a quello che faccio, una traccia personalizzata per riarmonizzare. Quindi questo è quello di cui mi diverto a fare perché non faccio mai niente che non mi diverta. Ed è bellissimo fare questo. E quindi le persone ottengono dei risultati pazzeschi. Solo oggi una persona di Firenze mi ha colpito perché stamattina mi ha detto: guarda, c'ho la palpebra gonfia, la pancia gonfia, il seno gonfio, ti mando il vocale, fammi un rimedio. Va bene, l'ho fatto, l'ho ascoltato, è sparito tutto. Quindi, ok, va bene. E questa è la bellezza, noi diventiamo il rimedio di noi stessi, noi siamo i protagonisti di quello che è la nostra vita. La vita è uno stato mentale al 100%, quindi ogni aspetto della nostra vita è sempre legato al nostro stato mentale, ricordatelo, cioè anch'io me lo ricordo, ricordiamocelo, è legato sempre a quello, la vita è uno stato mentale. E basta guardare la vita con occhi diversi e guarda. Ci troviamo cambiati. Sì. Sì. Quindi è bellissimo questa cosa qua. Come potrebbe cambiare tutta la nostra vita se la nostra vita anche, parlo in relazione al sociale, se tutti questi concetti venissero assorbiti, dalla comunità. Gli ospedali potrebbero diventare davvero un mondo dove si può guarire, mentre in questo momento non è così. Parlo in generale, non è nel merito degli operatori singoli, Certo. che possono essere stupendi naturalmente, però in generale c'è un approccio che negli ultimi 200 anni, insomma, comunque negli ultimi anni, e non sono 2 anni naturalmente, è stato un approccio semplicemente materialistico. E adesso è il momento di finirlo, di finire questa cosa, di cambiare totalmente perché non ha portato frutti di guarigione, anzi ha ammalato l'uomo. È bellissimo tutto quello che tu hai detto. Quindi noi ci possiamo autocurare e quando dici conosci te stesso, tutta anche la tecnologia ci viene comunque in aiuto, ma rifacendosi sempre ai concetti eterni dello spirito, appunto del conosci te stesso, dell'entrare dentro di sé. Abbiamo i mezzi per riarmonizzarci e la guarigione può passare semplicemente dall'armonizzazione, perché se tu sei in disarmonia, e sei in disarmonia anche con la tua anima, ti ammali, per cui bisogna riportarsi in armonia. E possiamo essere in contatto con il tutto solo se siamo in armonia, cioè torniamo sempre allo stesso discorso. Io volevo dire anche a tutti,
quelli che hanno avuto, insomma, la pazienza di stare qui con noi, che tu hai un sito sergioaudasso.it, dove possono trovare comunque ancora più informazioni su di te, su quello che fai, su questi percorsi di armonizzazione, anche su quelle musiche di cui parlavi, su quel CD. E si po possono anche approfondire se vogliono, perché quello che mi è sempre piaciuto, sia come Anthurium Rosa nasce proprio con questa idea, con questo intento, e poi Anthurium Rosa e Mirella sono la stessa cosa un pochino, e quindi è dare spunti, è dare possibilità, dare occasioni alle persone. Quindi credo che stasera abbiamo dato degli spunti per riflettere, delle possibilità per chi si è sentito in connessione con questo discorso che tu hai fatto, Sergio, che tu proponi, in vibrazione, ecco, Sì. in frequenza con noi. Tutto concorre all'unità verso la quale dobbiamo camminare chiari e spediti. Sì, guarda, ho avuto una fortuna enorme nella mia vita perché ho avuto un insegnante di yoga che è stato il secondo massaggiatore di Gandhi. Ho avuto un maestro, un insegnante di omeopatia unicista, George Vitulkas, greco, che lui è stato tantissimo in India ed era l'omeopata di un personaggio che tutti conoscono col suo nome iniziatico di Krishnamurti. Quindi Mamma mia, dai, Krishnamurti. certe cose, capisci, non è, certi Certo. messaggi. Sì. Certe cose non possono essere tenute. Sì. Tutto quello che io applico un assioma ermetico, un assioma gnostico, apocrifo, diciamo come vogliamo, ma un assioma che è una legge universale, che come conosci te stesso è molto antico, che dice, come è successo realmente, tutto ricevere, tutto dare, così tutto rinnovare. Se tengo troppo, quello che mi viene dato non evolvo. Certo. Quindi riuscire a, ad essere, a lasciare spazio per ricevere qualche cosa, donando quello che si riceve, manifestando, trasformando quello che si riceve in qualcosa che può essere utile agli altri. È quello che sto portando avanti da tempo ed è il mio compito. E continuo, grazie a questo, ad acquisire. Guarda, la perdita per me è quasi nulla, se non per dire nulla, perché acquisisco sempre di più, veramente, ed è bellissimo, è bellissimo. Ed è proprio questo, cioè imparare anche a poter nel trasmettere qualche cosa che di noi, qualsiasi ambito della vita, noi sappiamo avere meno il braccino corto, cioè il tenere stretto, ma lasciare andare certe cose, senza entrare nel misticismo, ma Sì, semplicemente con la certo. consapevolezza che se lascio spazio, se condivido, no? La parola condividi, se condivido davvero, lascio spazio a qualche cosa. Arriva dall'alto, arriva da fuori, arriva da dentro, non ha importanza, qualche cosa arriva. Ed è quello che ci fa dire, wow, non me l'aspettavo. E quando questo accade, è un passaggio in più verso l'evoluzione personale e verso la comprensione del nostro compito della vita. Quindi, Certo. io ero emozionato questa sera per fare questa cosa qua, però è andata bene, molto bene, almeno. No, Per no, mi quanto mi sembra. riguarda, mi sono sentito veramente a casa, quindi ti ringrazio moltissimo. Grazie
Io ringrazio te Sergio, ringrazio tutti coloro che sono stati qui con noi e vedo che condividono comunque e io condivido i loro commenti e i loro pensieri. C'è Elena che dice io lavoro in ospedale, ciò che mi permette di tornare in quel luogo di sofferenza ogni giorno come se fossi il primo e poter condividere la mia intimità sensibile con quella degli altri. E lì sì che si sente che alcune frequenze fanno la differenza. Sono d'accordo. Poi grazie, c'è Paola Audasso, Mia grazie sorella, grazie a la Maria clac. Grazia, e c'è Carlo Rastelli, grazie a tutti che dice sicuramente, ha fatto un bel commento, ma l'ho perso perché che il corpo umano è fatto per autoripararsi, autogestirsi, a patto che sia ben alimentato, non solo nel cibo, ma anche e soprattutto nell'anima e nella mente. Assolutamente d'accordo con loro, e quindi Sergio, è stato un piacere averti qui con noi. Grazie sempre per queste tue meravigliose condivisioni. Va bene. E allora a presto, ci sentiremo presto con altri argomenti. Con Sergio ci si rivedrà a gennaio sulle ali del bruco e parleremo di malattie e guarigione. Volevamo parlare, insomma, di questo libro futuro. Il 21, così dico qualcosa di quelle cose che so che ci saranno. Il 21 gennaio, sempre sulle ali del bruco, parlerò con Corrado Malanga, che ci farà, insomma, il piacere di essere con noi. Un grande evento avere Corrado perché insomma è un bel percorso anche il suo, e avremo anche altri begli amici, belle persone, belle anime, insomma, accanto a noi che condivideranno con noi questo percorso. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte Grazie. e buon Natale! Ah, buon Natale a tutti, è vero, è vero. Ok, buonanotte.